voglio spiegare un po' perché abbiamo deciso di farla. La prima motivazione è che Alternativa, che sta dietro, è un'associazione, laboratorio politico, che si autofinanzia, quindi questo sarà un modo con cui noi ci autofinanziamo in parte per le attività che facciamo. Però in realtà poi, mentre ci abbiamo pensato, abbiamo cambiato percorso, nel senso che è venuto fuori un po' un'agenda che non è anche un libro. Abbiamo scelto un po' più di 100 aforismi che sono un condensato di scienza, di cultura. In realtà devo dire che avremmo preferito fare una cosa, mettere per ogni aforisma non solo l'aforismo in sé con il nome dell'autore, ma mettere anche tutte le fonti bibliografiche, perché chi la prende se lo possa andare a cercare su internet, se lo possa leggere per intero. È un invito alla lettura, sostanzialmente è un invito alla lettura, ed è un invito alla lettura per i più giovani. Gran parte degli autori che sono qui ricordati sono stati dimenticati dalla cultura, non appaiono più, non compaiono, i loro libri non si leggono, ed è una sono uomini di tutte le epoche e, insisto, di tutte le latitudini, perché noi abbiamo anche da sfatare, come dire, un'idea che è quella. Vieni qui Pino, che sei l'autore, vieni. Dicevo che noi abbiamo tutti un'idea, e una delle ragioni per cui Alternativa è stata creata è che noi vorremmo contribuire a piccolare l'idea che l'Europa e l'Occidente siano il centro del mondo. Tutti noi più o meno continuiamo a pensare di essere il centro del pianeta, non lo siamo più da tempo, e quindi bisogna cominciare a spiegare alla gente che uno dei modi con cui potremmo forse uscire dalla crisi che attanaglia l'Occidente è quello di cominciare a capire che l'Occidente deve mettersi d'accordo con il resto del mondo se vogliamo vivere in pace, se no andremo alla guerra. E questo, quindi, come già capite, è un diario un po' speciale. Per esempio, noi abbiamo messo i giorni della settimana in cinese e in russo, per esempio, piccoli segni, ma tanto avremmo dovuto farlo anche in arabo, sarebbe stato prima che un saggio, l'anno prossimo facciamo più con l'arabo, perché così uno si ricorda tutti i giorni, apre l'agenda e si ricorda che esistono altri 5 miliardi di persone che non siamo noi, che la pensano in un altro modo, che hanno altre culture, altre religioni, altre storie, altre sensibilità, piccoli segnali. Quindi abbiamo messo molti autori che sono stati dimenticati, abbiamo messo una serie di segnali, ci siamo anche divertiti, perché gli anagrammi sono molto divertenti, magari qualcuno ve lo leggiamo così vi divertite, anagrammi della politica italiana che fanno un po' sorridere. E poi abbiamo messo in testa un documento, che è un documento che noi abbiamo approvato l'anno scorso sulla guerra, e lo mettiamo a futura memoria. A futura memoria perché noi pensiamo che si sta andando in guerra, e si sta andando in guerra contro la Siria in corso e contro l'Iran tra poco. E quindi, siccome ci auguriamo che non avvenga, comunque noi l'abbiamo detto prima, attenzione, che il dibattito politico italiano non parla della guerra, il dibattito politico dell'Occidente sembra non voler parlare della guerra, ma c'è una grande guerra che si prepara, ed è la guerra della insostenibilità di questo sistema economico-sociale che è destinato a morire, molto semplicemente. E quindi bisogna vedere se muore che cosa viene dopo. Quindi poi capite perché l'abbiamo chiamata, abbiamo messo il simbolo del mare, perché noi non crediamo che col 2012 finisce il mondo, e non crediamo neanche che con la fine del capitalismo finisca il mondo. Ma finisce il capitalismo, sì, questo finirà, è finito, è inesorabile, sta finendo, solo che bisogna vedere, come sempre accade, come avviene la morte. Può avvenire in modo traumatico, poi si muore di vecchiaia. In questo caso il capitalismo si è suicidato, si sta suicidando. Il nostro compito è quello di decidere che cosa vogliamo dopo il capitalismo, che cosa vogliamo al posto della competizione. Noi vogliamo, per dire, la solidarietà, ecco alcune idee di questo. E infine l'ultimo punto, che sta in prima pagina, allora capite subito al volo. Noi siamo pochi, però, come dice Margaret Mead, mai dubitare che un piccolo gruppo di cittadini pensanti e impegnati possano cambiare il mondo. In effetti è l'unico modo in cui è sempre stato cambiato. Io trovo che sia molto profonda, e non so, ma la firma è importante. Questa signora è una delle teste pensanti che ci hanno avvertito in anticipo, con 40 anni di anticipo, che stavamo andando esattamente
dove siamo adesso. Ne leggerei un paio, usando un metodo scientifico, che è il caso. Le apro a caso perché consentono in questo modo di avvicinarci al senso anche di questo tipo di lettura, una lettura che può iniziare ogni giorno da un punto diverso. Avete reso potenti i vostri governanti, gli avete dato guardie e ora piangete sotto la dura ferula dello schiavismo. Questa frase è di Solone, quindi a migliaia di anni, ma è attualissima, sembra parlare del Patriot Act. È una frase molto simile a quella che aveva pronunciato, ad esempio, Benjamin Franklin. Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. E sono tante le frasi di questo tipo, ma anche riflessioni più intimiste che si possono trovare, portate soprattutto da figure femminili, da poeti, poetesse, eccetera. Una cosa che ci siamo divertiti a fare sono gli anagrammi di personaggi pubblici italiani. Diciamo, questo significa che scegliendo 52 personaggi abbiamo fatto arbitrariamente la scelta di quelli che potrebbero essere considerati più influenti a vario titolo per il tipo di persone che raggiungiamo, nel bene e nel male. Ad esempio, non lo so, inizierei da un soggetto abbastanza orrido, Oscar Giannino. No, orrido per come si veste, no? Per carità, le sue idee sono peggio. Oscar Giannino offre molti anagrammi interessanti che abbiamo provato a commentare. Con il suo verbo neoliberista, osò ingannarci. Cosa avremmo se ascoltassimo le sue ricette economiche? Rogna in casino. Non c'è da fidarsi, insano arcigno. Troppa fame di nuove poltrone, ingoia scranno. Ecco perché si è candidato, o si vuole candidare. Quelli come lui, e che si vestono come lui, sono consapevoli? No, nascono ignari. Garantisce una crisi al cardiopalmo, angina in corso. C'è da farsela addosso, sganci in urina. Non è colpa nostra, questi sono i suoi anagrammi, quindi. Lasciare un altro. Va bene, c'è Nicol Minetti. In cosa consiste il suo merito? Intimo cliente. Cosa si ritrova dopo tanto brigare? Nemici in letto. Questi sono i suoi anagrammi. Comunque c'è chi si rifugia in Carlo De Benedetti, no? Non direbbe mai di emarginare i poveri, ma decentrate deboli. Infatti, quelle dei suoi giornali edulcoranti sono tenebre addolcite. E come non fidarsi? Credente e tabloid. Così costituisce le sconfitte del PD, di cui è l'azionista numero uno. Detentori debacle. Pino Cabras, poi abbiamo un sito che si chiama PandoraTV.it, il cui direttore è qui a Ligo Martucci, che sta prendendo queste immagini che va su YouTube, che va in coppia con Mega Channel Zero su YouTube. Quindi noi abbiamo. Ci sono elencati su. Sono trovati tutti. E poi abbiamo il sito mio personale, che è giulietochiesa.it, che però non sono la stessa cosa, alcune cose vanno sugli altri, eccetera. Quindi questo è il nostro plafond, diciamo, di visibilità. Però l'idea è di far diventare Pandora TV una televisione, non è nostra, è nostra. Pandora TV è una cosa a disposizione di tutti, lo dico perché chi fa filmati, chi realizza cose visibili, è titolato a presentarsi e a proporre. Noi abbiamo un gruppo media che è piuttosto numeroso, che sta producendo, raccogliendo, cercando di far diventare questa cosa una cosa di tutti, dare voce a tutti. In seguito alla crisi che stiamo vivendo, diciamo sempre, sentiamo sempre, il capitalismo è finito, no? Questo capitalismo è finito. Ma fra quanto? Fra 200-300 anni? Perché? Innanzitutto non si vede alternativa o proposte alternative. E poi la Cina, l'India, la Russia, che potevano rappresentare forse una proposta diversa dal capitalismo classico, si stanno adeguando peggio degli altri.
quello che sta facendo la Cina è terribile. La risposta è questa. Noi partiamo da una considerazione molto semplice, che non è politica, ma è fisica. Uno sviluppo infinito in un sistema finito di risorse è impossibile. Questo è il punto di partenza. Siccome la politica è opinabile, ma questo non è opinabile, e lo ripeto, uno sviluppo infinito in un sistema finito di risorse è una cosa senza senso. Bene, allora noi viviamo esattamente in un sistema finito di risorse, che è la nostra Terra, che è rotonda, ha una superficie, ha un peso, ha un volume, che non c'ha niente di infinito, nulla. Né noi siamo infiniti, né lo è la Terra. Sfortunatamente noi viviamo, l'uomo con la U maiuscola, ha creato un sistema sociale nel quale tutti noi viviamo ormai, che è diventato globale, salvo qualche piccola eccezione, che prevede uno sviluppo infinito. Il capitalismo, in quanto tale, o si sviluppa o muore. E quindi noi siamo di fronte a una contraddizione che è insanabile, primo punto, nel senso che o l'una o l'altra. Noi viviamo in un sistema finito, lo sviluppo è impossibile, quindi questo sistema non è compatibile con la sopravvivenza umana. Allora uno può dire, ma finora è andata avanti così per 3-4 secoli. Esattamente, esattamente così. Finora è andata bene perché noi abbiamo vissuto nel sistema dell'abbondanza. E quando dico noi ricchi. Abbiamo vissuto nel sistema dell'abbondanza perché noi abbiamo rapinato il resto del pianeta. E lo abbiamo rapinato per 300-400 anni, diventando molto ricchi e lasciando il resto dell'umanità, che nel frattempo diventava enorme, perché all'inizio del secolo scorso l'umanità era un miliardo e mezzo scarso, e adesso alla fine del XX secolo è 7 miliardi. E che cos'è accaduto? È accaduto quello che lei ricordava adesso. E cioè che improvvisamente nel corso degli ultimi 40 anni il resto del mondo ha cominciato a crescere come noi. La Cina cresce come noi, più di noi, molto più di noi, 10 volte più di noi. L'India cresce, il Brasile, la Turchia, l'Indonesia, il Messico, l'America Latina. E noi non possiamo più rapinare il resto del pianeta. Noi non possiamo più farlo, perché loro oggi sono più forti di noi. E allora ci troviamo di fronte alla necessità di dire, beh, allora come si fa ad andare avanti? Lei dice giustamente, i cinesi si sono diventati capitalisti, sotto un certo profilo, sì, sotto un altro, no, discussione pure. I russi anche, sono tutti capitalisti, anche i brasiliani sono capitalisti. Il problema fondamentale è che la loro crisi avverrà con un decalage di 20-25 anni. Per ora la crisi è nostra, noi non cresciamo più. E non potremo più crescere. E quindi c'è un limite obiettivo. Sono sopravvenuti i limiti allo sviluppo. E prima non c'erano, non si vedevano. E sono sopravvenuti sia perché gli altri hanno cominciato a crescere, sia perché i limiti sono obiettivi. Noi abbiamo trasformato questo pianeta in una pattumiera. Noi abbiamo bruciato gran parte delle risorse fossili. Qualcuno dice, ah, ogni tanto, ogni due minuti scoprono un nuovo giacimento di petrolio, un nuovo giacimento di gas, tutte palle. Anche qui ritorniamo abbandoniamo la politica e torniamo alla fisica. La quantità di petrolio che esiste su questa terra è un numero dato. Noi non lo conosciamo, ma è un numero. Non è che c'è un petrolio infinito, non è che c'è un gas infinito, non esiste un gas infinito, a un certo punto finisce. Non esiste un carbone infinito, anche il carbone finirà un po' più in là. E aggiungo, non esiste neanche l'uranio infinito, perché anche l'uranio è finito. E quindi noi tutte le fonti di energia fossile di cui disponiamo sappiamo che finiranno. Domanda, quando finiranno? Non lo sa nessuno quando finiranno. Quello che si vede è che cominciano a scarseggiare, visibilmente. Bisogna proprio tirarci giù la saracinesca sugli occhi. E allora cominciano a scarseggiare e noi ci troviamo di fronte a un piccolo dettaglio, che fra 5 anni noi avremo di fronte una Cina e mezzo. Parlo solo della Cina, 1 miliardo e 300 milioni di persone, ok?
fra 5 anni la Cina vorrà tanta benzina quanto ne vogliamo noi, anzi molta di più. Io sono stato adesso in Iran, che cosa ho visto? Ho visto che i cinesi stanno cominciando a esportare automobili di ottima qualità. L'Iran a Teheran è pieno di macchine cinesi, ma le costruiscono anche per loro e sono 1.300.000.000. In poche parole, no? Da qui a 5 anni si porrà il problema, e si porrà sul serio il problema, se la Cina e l'Occidente possono coesistere su questo pianeta. Allora, se queste sono le contraddizioni reali, il problema si pone immediatamente di trovare un'alternativa, perché sì, siamo chiamati alternativa, di trovare un'alternativa a questo sistema che non può reggere, o meglio, non può reggere ma può provocare una guerra. Questo è quello che è il pericolo più grave di tutti. Prima che le risorse manchino, il pericolo di una guerra diverrà altissimo, e chiunque lo capisce, parliamo delle cose di oggi. Allora, il Presidente Obama dirà, può dire il Presidente Obama la verità a 300.000.000 di americani, e cioè che il loro tenore di vita non è sostenibile. Non è sostenibile in queste condizioni, perché quando non ci sarà più petrolio, gas, carbone, acqua, si porrà il problema per i più ricchi, che finora ne hanno avuto più che a sufficienza, e noi siamo tra questi, si porrà il problema. Non ce l'abbiamo, ma siamo molto armati. E andremo a prendercela dove possiamo, con la guerra. Quindi si delinea un grande scontro, ma non è un grande scontro con l'Iran, si delinea un grande scontro con la Cina, si delinea un grande scontro con paesi giganteschi che si stanno armando perché hanno capito loro stessi, bene come noi, che il rischio è altissimo. I cinesi sanno che incombe la guerra, lo sanno perfettamente, i russi lo sanno perfettamente, e la Russia è il paese che ha più risorse in casa propria. Che la Russia c'ha tutto in casa propria, per i prossimi 30 anni la Russia c'ha tutto, e quindi diventa un obiettivo molto appetibile per chi non ha tutte queste cose. Quindi attenzione, perché il dibattito politico non parla di guerra, ma noi leggiamo le cose e vediamo che la guerra si avvicina, perché tutti gli atti che stanno avvenendo sono preparatori della guerra. Perché vogliono attaccare l'Iran? Ma credete che ci sia una ragione politica, perché non gli piace il regime sociale, o perché vogliamo esportare la democrazia? Perché l'Iran è l'ultimo punto, salvo il Venezuela, che però sta in un altro posto del pianeta, dove si avrà il controllo finale delle ultime risorse fossili che esistono. Questo è l'obiettivo. Una volta che hanno preso l'Iran, via, hanno tutto in mano. Ma una volta che hanno preso l'Iran, come voi capite immediatamente, avranno il controllo delle risorse petrolifere, delle esigenze petrolifere della Cina, che compra dall'Iran il petrolio. E allora cosa farà la Cina quando il rubinetto sarà nelle mani dell'Occidente e degli Stati Uniti? Aspetterà? La Cina ha già fatto un piano suo che per i prossimi 50 anni userà il carbone. Ok, perfetto. Ma se la Cina usa il carbone e continua a fare quello che sta facendo adesso, cioè in Cina si apre una nuova centrale elettrica a carbone ogni settimana, avete presente cosa significa? Letteralmente ogni settimana una nuova centrale elettrica a carbone, il che significa che le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera sono gigantesche. Oggi ho letto sul Manifesto la notizia che noi abbiamo già sorpassato di gran lunga tutte le peggiori previsioni possibili sullo scioglimento della calotta artica e antartica. Noi abbiamo già superato, c'era una voragine quest'estate più grande dell'India nell'oceano, e fra, si dice, ormai i calcoli dicono questo, fra 4-5 anni durante l'estate sparirà la calotta artica. Voi capite cosa significa? Significa che cambierà tutto, cambieranno le correnti marine, la salinità dell'acqua, l'intera struttura del pianeta sarà cambiata. Altro punto che dice che noi stiamo andando di fronte a un muro, cioè c'è un muro oltre il quale questo sistema non può funzionare. E finisco questa cosa qua per rispondere alla sua domanda. Allora, il nostro capo del governo Mario Monti ci dice, adesso fate i sacrifici, facciamo le manovre, 1, 2, 3, 4, poi dopo ricominciamo a crescere. Ma cosa dire? È come Marchionne che ci annunciava che voleva costruire 6 milioni di automobili. Follia pura. Noi siamo guidati da una scimmia che sta al comando e che non sa guidare l'aereo con il quale noi siamo. Allora lei dice che fare? La mia risposta è
organizzare un movimento politico che sia capace di spiegare, innanzitutto di dire la verità alla gente, che non lo sa. Queste cose non le sa quasi nessuno. Sono vere, sono disponibili, sono verificabili, non le sa quasi nessuno. Sono i numeri, le cifre. Primo, informarli, fondamentale. Secondo, costruire un movimento politico nazionale capace di presentarsi sulla scena come un'alternativa politica alla casta attuale che è completamente impazzita, oltre che completamente corrotta. Noi stiamo andando a una serie di tipping point, come si dice, di punti di rottura. Avete detto una trave? Sì, una trave di acciaio. Supponiamo che questo sistema economico e sociale sia una trave d'acciaio. Bene, ma se su questa trave d'acciaio tu cominci a costruire prima un palazzo, poi un secondo palazzo, poi un terzo palazzo, la trave che fino al momento prima era indenne, a un certo punto si rompe, anche se d'acciaio. E noi siamo lì, a un certo punto c'è la rottura. E tutti noi che siamo normali, persone normali, siamo abituati a pensare in termini lineari. Ieri era così, domani sarà così, dopodomani sarà così. Errore. Le crisi che si stanno annunciando sono crisi di collasso. Noi andremo a una serie di collassi ripetuti, uno dietro l'altro, rispetto ai quali non siamo in grado di parare, di difendersi. Meglio sapere. Anche perché, appunto, se queste sono le previsioni che facciamo, io parlo a tutti quelli che hanno dei figli, io ne ho, molti di voi ne hanno, perché io penso che quello di cui stiamo parlando adesso riguarderà esattamente voi. Non i nipoti non lo so. I nipoti sono poi un po' in là. Quello di cui stiamo parlando adesso riguarda i nostri figli. E non fare niente significa lasciare i nostri figli in balia di un disastro che noi abbiamo lasciato loro in eredità. Non noi singolarmente, ma collettivamente sì. E nel momento in cui, sapendo queste cose, le tacciamo, noi diventiamo corresponsabili. Quindi siamo su un crinale molto delicato, in cui la politica smette di essere politica e diventa dovere, diventa etica, diventa necessità, diventa dignità umana. Queste sono cose fondamentali che bisogna capire adesso, ed è un passo che le generazioni precedenti non sono state costrette ad affrontare, ma noi sì. Noto che ormai questi argomenti sono alla portata di molti, nel senso che comunque, almeno per quanto riguarda le nuove generazioni, diciamo quelle della mia età, 25-30 anni, molti conoscono ad esempio, o almeno comunque hanno un'idea di quello che sta accadendo, di come sta avvenendo. Diciamo che io certe cose le ho conosciute da un 5-6 anni a questa parte. Insomma, quello che voglio dire è che mentre prima ne parlavo e venivo tacciato di complottista, ora in molti mi danno ragione, dicono beh effettivamente è così, sì hai ragione, però... E ovviamente come adesso io potrei parlare, come lei, sono d'accordo il fatto che stiamo arrivando, ma basta leggere un giornale di regime come Repubblica, il giornale Libero, stiamo arrivando praticamente alla terza guerra mondiale e nonostante anche questi avvenimenti sono ormai palesi ai più, non si fa assolutamente nulla. Quello che io voglio dire è che oggi io sono venuto qui sotto sollecitazione di mio amico, perché neanche sapevo chi fosse lei, perché non ho la TV, cerco sui giornali, forse non la trovo perché è troppo estremista, forse viene preso. Il mio amico oggi non c'è, sono venuto io, però al contrario. Quello che voglio in te, non so dunque di che movimento si stia parlando, non so esattamente. Sì, ho capito in generale, ma non so esattamente. Voglio dire, ci sono anche altre persone, altri movimenti che parlano di queste cose, anche se sempre minoritari rispetto alla massa. Quello che voglio dire è che comunque, anche quando a tutti verrà sbattuta in faccia la verità, tutti conosceranno l'esito di riunioni, sanno che li stanno sfruttando, sanno che questi al governo, come quelli precedenti, sono dei burattini, nessuno è tentato almeno di combattere proprio personalmente, almeno di parlarne con altri, in famiglia o qualcos'altro, ma proprio di far parte di un movimento o di qualcosa, di un cambiamento. Cioè, nel senso, questo movimento che voi intendete portare avanti, non so se è un movimento, un partito, si formerà qualcosa, come pensa di toccare gli interessi? Perché io vedo che proprio nessuno cioè, sollevano le spalle e dicono vabbè, che possiamo fare? Oppure che non lo sai, che ci sono le scechimiche che ci stanno cambiando, o c'è l'innalzamento degli oceani, nel senso
qual è l'alternativa al vostro movimento, magari anche rispetto ad altri, e come secondo lei si può arrivare a toccare le coscienze degli italiani? Mi riferisco nello specifico alla vicenda che, a mio modo di vedere, deve assolutamente essere sotto gli occhi di tutti, della dinamica dell'ultimo prestatore. Cioè, il problema dell'Europa meridionale oggi è quello che negli anni Ottanta noi sentivamo a proposito degli stati africani, che erano in debito, poi ogni tanto qualche filantropo gli perdonava il debito, e noi si chiedeva: ma che debito ci hanno questi africani? Andiamo lì, prendiamo tutte le risorse e alla fine sono poi in debito. Quello che noi facevamo agli africani negli anni Ottanta lo stanno facendo ai paesi del Sud Europa. Cioè, il Sud Europa in questo momento, ogni volta che la banca centrale mette denaro, non va nelle banche degli stati, ma va sui mercati internazionali. Ogni volta che noi dobbiamo usufruire del denaro, ci rivolgiamo a questi strozzini falsari che, voglio dire, ci indebitano realmente. Questa è una cosa, a mio modo di vedere, prioritaria, perché l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Irlanda dovrebbero fare come ha fatto Thorfason. Gli eroi esistono, esiste in Islanda l'eroe, non è Breivik l'eroe. Voglio dire, se l'ha fatto Thorfason in Islanda mandando mail in giro, e finalmente il presidente islandese, che è a differenza di questo idiota che abbiamo qui, che viene pure applaudito a Monti, l'altro giorno l'ha pure applaudito, ha detto: io il debito ai miei concittadini non la faccio pagare. A mio modo di vedere questa è una priorità. Dobbiamo dire a tutti gli italiani, a tutti gli europei, soprattutto quelli degli stati del sud: guardate che qui siamo sotto strozzo, siamo sotto falsari. Noi ogni volta che dobbiamo pagare gli stipendi agli insegnanti, a qualsiasi altra cosa, ci dobbiamo rivolgere ai mercati, e i nostri titoli li vendiamo, i nostri titoli di Stato, per acquistare questo denaro fasullo, li vendiamo al 6%, la Spagna addirittura al 7%, l'Inghilterra, che ha un debito complessivo maggiore del nostro, li vende allo 0,1%, il Giappone ha debito pubblico il triplo del nostro, li vende allo 0,2%. Cioè, queste sono le cose, a mio modo di vedere, prioritarie, perché in questo momento ci riguardano direttamente, cioè ci riguardano nell'immediato. Qui stiamo veramente fallendo appositamente. Tra l'altro, il discorso sulla democrazia, che Hobbes chiamava giustamente demagogia, l'altro giorno Monti ha detto in Germania: i governi devono essere totalmente liberi dall'azione dei parlamenti. Qui non c'è nessun complotto, qui è tutta la luce del sole. Il fatto che qui stiamo in un'esplicita dittatura, perché nel momento in cui quel Simpson è andato a male, come dice qualcuno, dice che i parlamenti non devono avere nessun diritto di veto nei confronti dei governi, siamo in una esplicita dittatura. Poi, per quanto riguarda il Bilderberg, di cui parlava lui, guarda che le riunioni sono pubbliche. L'anno scorso hanno preso a calci nel sedere, io mi trovavo a Rovereto, a Borghese, hanno preso a calci nel sedere, tu qui non sei... È l'unica riunione, cioè i cittadini devono sapere, senza che si aggiunga o che si tolga nulla, è l'unica riunione alla quale la stampa non può partecipare. Si riuniscono una volta all'anno, questi sono dati ufficiali, io non sto aggiungendo nulla, e da queste riunioni, guarda caso, poi si trovano presidenti del Consiglio non eletti nei vari paesi europei. Allora, la mia priorità, voglio dire, sia un secondo Thorfason, lei ha gli strumenti per poterlo fare, ha il carisma, ha il credito, lo può fare. Noi dobbiamo liberarci di questi strozzini, perché veramente siamo al limite. Qui veramente tra un po' facciamo come l'Africa, ma non è una cosa campata in aria, è una cosa reale ed è una cosa esplicitata. Quindi il meccanismo dell'ultimo prestatore va detto. L'Inghilterra, la Banca d'Inghilterra, ecco perché che compra i titoli di Stato, ecco perché vende i suoi titoli allo 0,1, a noi al 6%. A volte questi ci prendono per il culo con lo spread, quella repubblica lì, anziché chiamarla dittatura e tutte quelle minchiate, scusi la volgarità, ma quelle cose vanno dette come... Qui bisogna intervenire, ma bisogna intervenire con la forza, cioè bisogna... Intervenire, cosa significa? Per intervenire bisogna essere forti. No, molto semplice. Certo. Cioè lei dice, tu dici, puoi farlo perché c'è il carisma. Se fosse così facile, sarebbe semplice, lo faremo. Il problema non è così facile, anche perché noi non siamo in Islanda. C'è una differenza profonda tra 120.000 islandesi che con un giro di mail riescono a parlarsi tutti, anche perché sono tutti parenti. E sfortunatamente noi siamo 60 milioni e siamo dentro una comunità di 500 milioni che è l'Europa. Quindi dire che abbiamo capito
hai ragione, abbiamo capito. Solo che c'è uno squilibrio di forze gigantesco, incomparabile. Questo squilibrio di forze è innanzitutto di informazione. Qui la prima cosa è che bisogna adottare la tecnica della distinzione. Ogni concetto va preso e va spiegato. Allora, quanti sanno le cose di cui ci stiamo parlando questa sera qui? Ponetevi questa domanda e dimenticatevi per un momento solo di avere un computer. Perché se voi pensate che il mondo è internet, forse quando accendete il computer e andate su Google avete l'impressione che siano molte sapienti. Ma fuori di qui non lo sa nessuno, ma proprio nessuno. Ma proprio nessuno, sottolineo. La quantità di persone che discutono di questo, voi siete, in poche parole, voi siete qui perché siete in una libreria e siete degli intellettuali raffinati. Ciascuno di voi è un intellettuale raffinato, se non sarebbe qui. Ma la differenza tra noi e la gente che cammina in via nazionale è purtroppo gigantesca. Allora, non sopravvalutiamo la quantità di persone che sono in grado di raccapezzarsi, primo. Secondo, chi ha in mano gli strumenti per parlare? I milioni? Non noi. Noi abbiamo piccoli strumenti, non per caso io vi ho detto quali sono i miei strumenti, i nostri strumenti. Quattro siti, a quante persone parliamo? 15.000, buono, è buonissimo, perché vuol dire che ci sono certe cose che noi pubblichiamo che vengono viste 5-6.000 persone, è moltissimo. Equivale al manifesto, a un editoriale del manifesto, però loro parlano ogni giorno con un solo talk show, parlano a un milione di persone. Come compete? Quindi abbiamo, infatti non per niente, uno dei caposaldi del discorso di alternativa è la comunicazione. La sinistra non ha capito niente ed è stata travolta per questa ragione.